68 strutture turistiche del Fermano hanno ottenuto il marchio di qualità Ospita Italiana 2016. La consegna degli attestati raffiguranti la grande Q si è svolta nella sala convegni della Camera di Commercio alla presenza di numerose autorità e degli operatori che per l'occasione hanno svelato un cauto ottimismo per il settore, rappresentato da varie tipologie di strutture: hotel, country house, campeggi, ristoranti, bed and breakfast, agriturismi, residenze d'epoca, stabilimenti balneari. Sandro Coltrinari, presidente della Commissione, ha ricordato l'impegno della Camera di Commercio per il marchio e ha spiegato come avviene la selezione. Innanzitutto ricordiamo che cosa significa, qual è il significato di questa grande Q? Marchio di qualità identifica un procedimento, un disciplinare a cui sono sottoposte tutte le imprese, le strutture ricettive del territorio che vogliono volontariamente farsi analizzare per vedere se arrivano a un punteggio tale da poter avere questo marchio di qualità. Cosa significa marchio di qualità? Vuol dire essere un'impresa che è molto attenta ai servizi, alla qualità dei prodotti offerti, a tutta una serie di accorgimenti che rendono poi il cliente che va in queste strutture un cliente felice, diciamo, di essere stato in queste strutture ricettive. Un marchio di qualità riconosciuto a livello nazionale e internazionale perché promosso dalla Camera di Commercio a tutti i livelli, nelle riviste specializzate ma anche attraverso tutti i canali digitali. Quindi possiamo dire che è un marchio richiesto dagli imprenditori perché è un marchio volontario, quindi l'adesione al bando è volontaria, proprio perché questi imprenditori capiscono quanto è importante avere un distintivo così serio che li distingue, diciamo, nel mercato. È un marchio importante anche per i consumatori perché è una garanzia per loro di qualità dei prodotti e servizi offerti da queste strutture ricettive che lo hanno ricevuto. E ci può spiegare brevemente qual è stato il lavoro della Commissione? Ma il lavoro della Commissione è abbastanza semplice, paradossalmente, perché c'è un valutatore dell'ISNART che è un esperto e si occupa di fare tutte le valutazioni, quindi di fare i sopralluoghi nelle strutture ricettive, ha un disciplinare che è valido per tutta Italia. E verifica se questo disciplinare è rispettato, in quali parti è rispettato questo disciplinare e affida un punteggio con una valutazione che è oggettiva, non può essere soggettiva, e questo è un dato molto importante. Poi ci possono essere dei casi in cui, diciamo, siamo al limite con il punteggio, perché il punteggio da superare è 150 punti, magari abbiamo un'azienda che ha 149,5, a quel punto la Commissione può anche decidere di attribuirlo e di fare in modo di inviare una lettera alla struttura per dire cerca di migliorare nell'efficienza magari dei tuoi servizi in modo che il prossimo anno superi ancora di più questo punteggio e migliori ancora di più l'accoglienza. E ci può dire un'ultima cosa? Quali sono magari i livelli, gli aspetti su cui insomma si è al limite in queste strutture? Qual è un po' la difficoltà? C'è qualcosa di insomma maggiore che si è verificato come denominatore comune? Ma devo dire che siamo molto soddisfatti della crescita della cultura dell'accoglienza nelle imprese di questo territorio. Questo è un dato molto importante perché da quello che ci dice il valutatore non siamo indietro rispetto ad altri territori per quanto riguarda le nostre strutture, quindi come servizi che ci sono. Certo, in certi casi ci sono delle problematiche legate magari agli spazi che non sono magari adeguati perché non c'è possibilità di allargare, di ampliare o di ristrutturare per motivi dei vincoli che a volte non dipendono nemmeno dalle imprese. Altrimenti gli imprenditori si stanno aggiornando veramente molto velocemente rispetto agli standard di qualità che sono richiesti dal mercato e quindi dai consumatori sempre più esigenti. Assessore premio di qualità delle attività ricettive, una legge regionale che negli anni ha dato grandi risultati e anche opportunità per gli imprenditori del territorio, come abbiamo visto anche oggi nel Fermano. Sì, è giusto il riconoscimento all'impegno, allo sforzo dei nostri operatori turistici che rendono ancora di più accogliente il nostro straordinario territorio, in questo caso del Fermano, ma di tutto, diciamo, il panorama regionale. È un marchio del quale si potranno giustamente fregiare e che rappresenta, diciamo, l'eccellenza anche del nostro territorio. Un marchio importante per testimoniare anche la qualità ricettiva di Fermo e dintorni. Ma sicuramente io qui vorrei parlare come Fermano, perché quando parliamo di turismo, di ricettività, dobbiamo parlare come territorio unico, come se fossimo una unica grande città.
Questo sicuramente fa molto piacere. Comunque stiamo cercando di lavorare sulla recettività, perché il turismo c'è, mancano forse a Fermo Città, e qui torno nella città un po', le strutture che ci sono comunque anche da altre parti, penso a Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Comunque ecco, ci dovremo lavorare tramite alcuni strumenti anche urbanistici, lo stiamo facendo e pensiamo di poter implementare da qui a un paio d'anni. Soddisfatti per la certificazione ottenuta, 4 nuove strutture ricettive. Un appuntamento a cui ci troviamo sempre presenti ogni anno e diciamo siamo orgogliosi sempre di ricevere questo premio, perché grazie al lavoro di tutti, sia dei collaboratori che dei titolari, riusciamo a raggiungere diciamo dei grandi traguardi con le presenze dei turisti, e gli ospiti sono sempre soddisfatti dei nostri servizi. Continueremo così sicuramente, perché è il nostro lavoro, e dobbiamo, come hanno detto in precedenza gli assessori e tutte le cariche pubbliche, di continuare a dare questo tipo di offerte per i nostri clienti, perché dobbiamo valutare il nostro territorio. Sicuramente lo faremo nel migliore dei modi. Una realtà insomma che si tramanda di famiglia, siete anche gestione familiare, com'è per te insomma lavorare in questa grande realtà di famiglia? Io da poco che ho iniziato a entrare dentro questa attività e faccio esperienza con mio padre. Ultimamente abbiamo fatto delle esperienze all'Expo di Milano con la pasta, e poi anche a Tipicità di Fermo, dell'evento che organizza Fermo, e piano piano cerchiamo di conoscere sempre di più il mestiere. E dopo tanti anni, verso quali sfide cercate di guardare? Beh, la sfida più che altro è nella ristorazione di qualità, sempre nella ricerca della qualità e la tipicità che noi come Oscar Amorina portiamo avanti da oltre mezzo secolo. Premio di qualità anche per il pepe nero con Simona Rolandi, insomma questo volto noto del giornalismo sportivo che vediamo anche in questa veste. A me piace molto questa veste, che mi fa tornare un po' dalla grande città che è Roma al sapore delle cose un pochino più vere, questo sì. Quindi insomma anche l'accoglienza, la qualità di questi territori che viene riconosciuta, insomma diversa rispetto ad altre realtà d'Italia, ma che sta cercando di credere anche nelle proprie forze e di accrescere la qualità. Soprattutto questo è un territorio che merita di essere conosciuto, merita di essere esportato in tutto il mondo. Voi state facendo molto per riuscirci. Devo dire che finché non si arriva nelle Marche forse non ci si rende esattamente conto di che cosa stiamo parlando, dal mare a paesaggi bellissimi, alle colline, alle montagne, ai prodotti buoni. Io sono innamorata delle Marche, ormai mi hanno adottato, per cui io ho adottato loro, per cui scappo sempre fra 5 giorni a Roma, 2 qui, e questa è la nostra vita. Quali sono i tratti distintivi anche di questa realtà? Qual è la conduzione? È una conduzione a carattere familiare, tutto cucina espressa e tutto viene fatto al momento, e questo ne guadagna ovviamente la qualità. E poi Gabriele e Silvia sono i cuochi in cucina, i genitori di Andrea, e tutto a carattere familiare. Anche Alice aiuta. Sì, tu cosa fai? Aiuto a fare a papà le pizze. Le pizze, e serve anche da bere, lei riempie un po' i bicchieri e insomma si diverte così. E quindi c'è anche questo, in realtà la famiglia, nel vero senso della parola. 10 anni di attività per voi, quindi questo marchio di qualità cresce quello che già state facendo, una spinta in più. Esatto, sì, cerchiamo ogni volta di aggiungere qualcosa in azienda. E la nostra struttura è a livello familiare, quindi gestiamo più che possiamo quello che abbiamo. Con le particolarità anche dei piatti, cosa preparate? Il nostro piatto forte sono i maltagliati alla Montorso, che vengono fatti con la sfoglia, sempre il metodo tradizionale, con il mattarello come una volta, conditi con funghi misti e salsiccia che produciamo sempre in azienda. Noi abbiamo, lo ripetiamo sempre, un territorio che per la bellezza del nostro territorio, per la qualità dei nostri prodotti, per la qualità di quello che sappiamo fare, sicuramente ha un ruolo primario per quanto riguarda il turismo. Ora, tutto questo naturalmente è importante, ma la cosa primaria è l'accoglienza che noi sappiamo fare ai nostri ospiti, e questo è compito delle attività ricettive.
devo dire che qui c'è stata veramente una consapevolezza sulla grande importanza che ha il migliorare le strutture ricettive. Noi siamo partiti che eravamo, come si dice, in quattro, una volta c'era anche un ritornello che richiamava così, adesso siamo diventati centinaia. Questo non significa soltanto che si è presa coscienza che anche quella Q, che giova ricordarlo, fa parte di un marchio europeo, è valido in Italia, è valido in Europa e ti mette in un circuito, anche come nominativo, il riconoscimento ti mette in un circuito importante, ma significa anche che probabilmente chi all'inizio non aveva le caratteristiche per rientrare in coloro che possono fregiarsi di quel marchio, man mano si sono adeguati e hanno migliorato la propria struttura e hanno avuto anche qualche indicazione. Poi la verità è che sono bravi da soli, quindi è bene così. Però ecco, noi vogliamo dare quel valore aggiunto anche istituzionale affinché quel corollario di cui noi parliamo sempre trovi anche una sintesi nel contatto con i nostri ospiti, e mi pare che stiamo ottenendo dei buoni risultati. E che tipologia anche di imprenditori, diciamo, abbiamo in questo settore? Giovani, meno giovani, conduzione familiare, avete un dato? Ma qui c'è ormai una consapevolezza da parte di tutti. È indubbio che i giovani sono quelli che maggiormente sanno apprezzare proposte come queste, perché sanno che qui significa poi poterle utilizzare nella comunicazione, e chi utilizza meglio la comunicazione è innegabile che sono i giovani.